Cari amici tecnoscimmiati, ciao a tutti dal vostro Alessandro. Oggi facciamo una veloce video recensione di un'applicazione assolutamente fantastica. Sto parlando di un navigatore satellitare per i nostri dispositivi Android, nella fattispecie Copilot. Copilot lo conosciamo un po' tutti, probabilmente, perché l'applicazione, lo sapete, si trova sul Play Store. Devo dire assolutamente uno dei navigatori con cui mi sono trovato meglio. Ne ho provati diversi per i nostri dispositivi, ma secondo me questo è quello che integra un po' la maggior parte delle funzioni che per me sono indispensabili e ha alcune caratteristiche veramente molto interessanti. Allora andiamo a vedere un po' nel dettaglio. Ok, allora lo giriamo in landscape, così forse ci vediamo un po' meglio. Aspettate che sistemo un attimo la videocamera. Allora, tanto non fate caso all'ora che segnala il display, non perché sia, non sia giusta, perché è giustissima, ma perché purtroppo è così, il tempo è quello che è e facciamo le recensioni quando ne abbiamo la possibilità. Allora, questa è la schermata che ci troviamo davanti una volta avviato il navigatore. Ovviamente non è la schermata che ci troviamo nel momento in cui lo avviamo la prima volta, perché c'è tutta una serie di configurazioni da fare, la lingua, la mappa che abbiamo. Chi ce l'ha da tempo sa che c'è una mappa gratuita, poi le altre sono a pagamento, insomma ha una serie di caratteristiche assolutamente interessanti. Le mappe sono molto dettagliate. Ora andiamo un attimino a vedere nel dettaglio qual è il menu e le possibilità di scelta che abbiamo. Allora facciamo, continuiamo a guidare, così ritorniamo molto velocemente alla mappa. Ora io ho impostato mappa giorno e non automatica per farvi vedere com'è la mappa normale che si può osservare durante le ore diurne. Questa ora è in modalità 3D, ovviamente si può zoomare, non so perché non me lo prende, vabbè, si può zoomare avanti e indietro senza nessun problema. Ci si può spostare nella mappa per andare a vedere quello che ci interessa. Allora, ci sono un po' di impostazioni, adesso non so se si riesce ad apprezzare, vediamo se riesco a spostare questo. Ok, quando si è fermi compaiono i PD, quindi i punti di interesse. Nel momento in cui si comincia, ci spostiamo, i PD spariscono, questo per evitare distrazioni. Ovviamente sono tutte caratteristiche che sono attivabili o disattivabili. Vi spiego un attimino velocemente cosa abbiamo in questa schermata. Dunque abbiamo qua in basso a sinistra quanti chilometri mancano in linea d'aria, quindi non di strada ma in linea d'aria alla nostra destinazione. Questo tasto qua è il tasto che ci permette di accedere al menu. Qua ci permette di determinare la nostra posizione con latitudine e longitudine, altezza e tutto quanto. Chiedo scusa. Poi cosa abbiamo? Dunque, qua sotto abbiamo la possibilità di scegliere qua sotto ci fa vedere in che modo stiamo navigando. In questo momento l'impostazione è su auto, poi vedremo perché. Qua abbiamo la possibilità di impostare cosa viene visto nell'area di sinistra e nell'area di destra. Quindi nell'area di sinistra, adesso io vi ho fatto vedere che c'era la distanza, io posso impostare ad esempio la velocità, e nell'area di destra io adesso mi interessa vedere il tempo restante. Andiamo indietro, qua mi viene non so perché tempo restante, forse perché non riesce a calcolarlo perché sono fermo. Vabbè, mettiamo direzione, vediamo. Ok, direzione sud, velocità inferiore agli 8 km all'ora, infatti sono fermo. Qui in questa barra praticamente ci fa vedere qua in alto, non so se si riesce ad apprezzare, vediamo, c'è un tempo che scorre ed è praticamente
il ritardo che stiamo accumulando sulla tabella di marcia. In teoria questi sono i chilometri che dovremo percorrere. E ora siamo in ritardo rispetto alla tabella di 3 minuti. Più stiamo fermi, più ovviamente il ritardo aumenta. Dunque, andiamo avanti. Abbiamo i tasti menu, li abbiamo già visti. La configurazione sotto l'abbiamo già vista. Questo è il classico tasto che ci permette di andare a ricercare la nostra posizione nel momento in cui noi scorriamo la mappa e vogliamo tornare al nostro punto dove eravamo. Basta cliccarlo e torniamo immediatamente lì. Andiamo a vedere un po' meglio quali che sono le sue caratteristiche, le sue personalizzazioni. Quindi, allora, possiamo intanto passare alla mappa 2D se per qualsiasi motivo la 3D non ci piace. Poi abbiamo dunque la possibilità di visualizzare a video le istruzioni. Cosa vuol dire? Praticamente in questo modo ci dice, vediamo se lo giro, forse sì, scusate, ho sbagliato, ok. Praticamente anziché mostrarci la mappa ci fa vedere quelle che sono le indicazioni, quindi prosegui dritto per 1,9 km. Quando si arriverà poi al 1,9 km passerà all'indicazione successiva. Premendo qui sotto, vedete, ci viene l'elenco di tutte quelle che sono le indicazioni che saranno necessarie per proseguire il nostro itinerario. Quindi l'indicazione successiva sarà: alla rotonda prendere la terza uscita, alla rotonda premere la seconda uscita, e così via fino ad arrivare alla nostra destinazione. Questa è una cosa che a me piace moltissimo. Perché? Perché mi capita spesso magari di dover dire devo andare in un certo posto, ci arrivo vicino, poi magari a volte in scooter dico: ma adesso come sarà? E in questo modo abbiamo la possibilità, vedete, appena avanti girare a destra, quindi girare a destra. Ecco, intanto avete sentito la voce. Questa è una di quelle disponibili, poi vedremo rapidamente le altre. Molto chiara sia nel parlare che nel farsi capire, nel senso il timbro di voce è molto netto, leggermente acuto apposta per farla sentire bene in tutte le situazioni, ma le parole scelte sono scandite bene e quindi è molto semplice capirlo, anche se si ha magari lo stereo in sottofondo acceso o, come capita a me, che lo collego col Bluetooth all'auricolare del casco. Girare a destra, anche se si ha il rumore della moto in sottofondo. Dunque andiamo avanti. Ora torniamo alla nostra mappa 3D e andiamo a vedere cos'altro ci aspetta. Dunque abbiamo la possibilità di impostare una deviazione. Cosa vuol dire? Se noi sappiamo che a 1 km dalla posizione in cui ci troviamo c'è un ostacolo, c'è un qualcosa che non ci per cui non ci interessa passare, si decide di impostare la deviazione e in automatico il navigatore ricalcolerà la distanza e l'itinerario che a noi serve. Andiamo avanti. Oggi vi chiedo scusa, so che sto facendo un po' di casino con la telecamera, ma perché mi continuo a spostare e allora è così. Dicevamo, allora andiamo avanti. Punti di interesse o PDI. Abbiamo la possibilità di selezionarli o deselezionarli, ma abbiamo la possibilità anche di trovarli. Quindi ci interessa un ristorante. Andiamo a cercarci un ristorante. Io ci clicco sopra. Me lo trova, abbiamo la possibilità di chiamare per prenotare, io non lo voglio, lo posso impostare come destinazione e da questo momento lui mi porterà a questo ristorante. Altra cosa molto interessante, e ovviamente lo si può fare con tutti i punti di interesse. Non solo, come potete vedere c'è il tastino Google, quindi si cerca, vediamo. Io adesso non mi ricordo, vabbè, sappiamo un ristorante in particolare, tipo proviamo a fare così, esatto, io volevo esattamente questa pizzeria qua. Perfetto, abbiamo la possibilità di leggere le recensioni, di chiamare o di impostare come destinazione utilizzando la ricerca di Google. Non vogliamo utilizzare Google, non c'è nessun problema, possiamo fare
la ricerca tramite Wikipedia o tramite Yelp. Funziona esattamente nello stesso modo. Devo dire molto 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 comoda questa, perché soprattutto la ricerca tramite Google, perché in questo modo ci evita quello che a volte capita con i navigatori, cioè che noi cerchiamo un posto che poi alla fine il navigatore sulla mappa non ce l'ha. In questo modo tutto quello che è disponibile su Google è quasi sempre rintracciabile anche tramite il nostro navigatore. Andiamo avanti. Allora, percorso. E qui ci fa vedere la mappa vista dall'alto di quello che è l'itinerario che dobbiamo fare. Ovviamente abbiamo la possibilità di zoomare, la possibilità di cambiare il colore della mappa, e se non siamo soddisfatti del percorso che ci viene proposto, possiamo cercare le alternative. Ora, dalla posizione in cui sono io per l'itinerario che ho messo, io ne ho messo uno che mi interessava sabato, praticamente ci dà due alternative. Credo che si riesca a vedere abbastanza bene, vengono evidenziati con due colori diversi, il blu e il verde corrisponde a questo percorso, il blu corrisponde a questo percorso. Io seleziono il percorso che mi interessa e una volta selezionato torno a percorso e lui ha cambiato in questo momento, infatti mi dà chilometri da percorrere 416. Io faccio vai e lui ricomincia la sua navigazione. Appena avanti. Adesso siamo ovviamente all'interno, quindi girare a sinistra. Appena avanti, girare a destra. Quindi ogni tanto segnale GPS vai e viene, lui purtroppo mi ripete le parole. Abbiamo la possibilità da questa schermata rapida anche di passare alla modalità a piedi. Ok? Praticamente ci permette di navigare a piedi all'interno delle vie, se ci troviamo all'interno di un paese, se ci stiamo comunque spostando a piedi, con questa modalità lui smette di calcolare solo le strade carrabili, inizia a calcolare anche le vie secondarie e in questo modo ci permette di arrivare in maniera estremamente rapida al punto che ci interessa. Andiamo avanti perché oltre a questo possiamo entrare nel menu principale, che è sicuramente un po' più complesso. Allora, di qui abbiamo il primo è, vedete, è diviso in tanti piccoli sottomenu. Vai su, che praticamente è quello che serve per iniziare la navigazione vera e propria. Lo possiamo fare attraverso un indirizzo, i preferiti, i punti di interesse, se vogliamo raggiungere un contatto, se abbiamo la posizione di un contatto in rubrica lo possiamo raggiungere. Possiamo sfogliare la mappa e scegliere un punto che a noi interessa da raggiungere. Possiamo utilizzare il geotag delle foto per tornare in un posto dove siamo già stati e abbiamo fatto una foto col geotag. O possiamo inserire direttamente le coordinate del posto che vogliamo raggiungere. Dopodiché abbiamo l'itinerario. L'itinerario cosa ci permette di fare? L'itinerario ci permette, di scegliere la strada che vogliamo fare tra le varie alternative che ci vengono proposte in base alla nostra destinazione. Ma non solo, possiamo pianificare o modificare l'itinerario. In che senso? Nel senso che possiamo aggiungere delle soste intermedie, dei posti dove vogliamo passare obbligatoriamente, no? Quindi io posso fare aggiungi, vedete, posso cancellare, caricare o salvare, inserire il costo del carburante o ottimizzare le fermate. Se io clicco su ottimizzare le fermate e poi faccio aggiungi qua in alto, metto indirizzo e poi intanto vediamo come funziona. Vedete, mettiamo ad esempio Milano IT, ok, la strada, inserire il nome della strada non mi interessa, faccio salta. Vediamo se me lo prende, perché magari Milano è un po' troppo grosso, non gli piace. Dicevamo, scegliamo ad esempio Milano, non mettiamo l'indirizzo, lui mi va ad aggiungere Milano.
io poi posso decidere di spostarlo ad esempio più in su o più in giù. Una volta che abbiamo deciso di dove andare a mettere Milano come fermata intermedia, faccio calcolo itinerario e ci ritroviamo nella condizione. Attenzione, di prima, zona ad alto traffico. Ok, vedete, già interessante, perfetto. Lui qua va a ricalcolare il percorso, non mi piace, voglio un'alternativa. In questo caso, siccome è un percorso piuttosto complesso, alternativa me ne trova una sola, a volte ne trova decisamente più di una. Ok, attenzione, zona ad alto traffico. Andiamo. Attenzione, avanti. Zona ad alto traffico. Possiamo, come dicevamo prima, sempre anche da questo menu impostare una deviazione. Possiamo abilitare l'active traffic nella mappa, quindi la possibilità di calcolare e di avere direttamente le informazioni sul traffico sia su un itinerario che sull'alternativo quando è possibile. In questo caso non è possibile, quindi non me lo fa calcolare, e qua in alto mi calcola il ritardo in base al traffico che c'è. Abbiamo la possibilità, tramite le impostazioni, di andare a impostare le varie avvisi e segnalazioni acustiche in caso di traffico, incidenti o quant'altro. Torniamo indietro. Poi abbiamo la possibilità di cancellare una destinazione, in questo caso no perché ci interessa. Abbiamo la possibilità di impostare le opzioni del veicolo. In che senso? Nel senso che, ad esempio, in questo caso è auto, e abbiamo la possibilità di impostare, come predefinito, il percorso più rapido, se usare o meno le strade a pedaggio, se calcolare o no il traffico, e quindi ad esempio adesso c'è avvisare durante la guida, oppure evitare o consentire. Abbiamo la possibilità di evitare i traghetti o di personalizzare le velocità, quindi evita autostrade, preferisci evitarle o preferisci farle, velocità limite 90 all'ora, autostrada doppia corsia, preferisci evitarle o evitarle, neutro, velocità 50 all'ora, e via così. Si può personalizzare come meglio si crede. La stessa cosa lo si può fare per altri tipi di veicoli, come per il camper, la moto, la bicicletta e a piedi. Ogni tipo di veicolo che è selezionabile ha il suo le sue impostazioni, molto molto interessante. Torniamo indietro, passiamo a MyCopilot. MyCopilot è quello che ci permette di gestire un po' tutta la nostra applicazione vera e propria, quindi abbiamo la possibilità di selezionare i servizi ed eventualmente fare un upgrade andando ad acquistare o a scaricare altre funzioni. Abbiamo la possibilità di gestire le mappe. Abbiamo la possibilità di valutare gli aggiornamenti e eventualmente di installarli, e poi vabbè, l'aiuto e i commenti. Le ultime voci riguardano le opzioni, che sono, ad esempio, guardiamo un attimo velocemente la guida, Clear Turn, che è il mostra la visualizzazione realistica dei principali incroci. Questo qua per me è veramente fondamentale, adesso è impostato sempre, lo si può impostare solo in autostrada, praticamente dà un accesso, dà una visuale facilitata di quelli che sono gli svincoli e ci fa capire meglio quali sono le strade da prendere. C'è la possibilità di selezionare quanto prima passare alla modalità Clear Turn per vedere meglio dove stiamo andando a girare e quando poi deve essere nascosto. Andiamo indietro, abbiamo attiva l'avviso di distanza, attiva distanze di avviso, quanto prima deve funzionare un avviso di svolta, la navigazione in background, quindi attiva la navigazione in background, quindi si può continuare a navigare e ricevere le informazioni anche se si stanno facendo si stanno utilizzando altre applicazioni, stanno facendo altre cose. Annuncio svolta ora 100 metri prima o quanto vogliamo prima oppure mai,
e visualizza seconda svolta, mostra una seconda freccia se la prossima svolta sono vicine tra loro, quindi viene messa una freccia sopra l'altra. Andiamo avanti, scusate, mi ero dimenticato di spray dalla mappa. Ovviamente abbiamo lo stile mappa, che adesso l'avevo messa solo giorno, ripasso in automatico, così poi quando torniamo di là ve la faccio vedere in modalità notturna. Visualizza informazioni località, io ce l'ho impostata come nessuno. Mostra PDI sulla mappa, come vi ho detto prima, adesso è quando fermo, ma si può anche mettere mai o sempre. Mostra mappa in visualizzazione indicazioni, mai, oppure si può scegliere come si vuole. Impostazione visualizzazione 2D disattivata, mostra sensi unici, adesso no, se no è sì. Poi passiamo a autovelox, visualizza avvertimenti autovelox, 1 km prima, 500 metri prima, 250 metri prima, adesso non so perché l'ho deselezionato, di solito ovviamente li tengo per ovvi motivi. Limiti di velocità, mostra limiti di velocità, mostra avvertimento quando il limite di velocità viene superato, 10 km, riceve allarme acustico, velocità eccessiva. Lingua e voce, vi dicevo, allora, abbiamo italiano e abbiamo diverse voci. Allora, si può utilizzare il sintonizzatore vocale di Android. Benvenuti in copilot. Che non mi piace per niente. Quello di Samsung. Benvenuti in copilot. Che va un po' meglio, ma non ci siamo ancora. O se no, passare a quelli Benvenuti in copilot. A quelli ufficiali, che sono Benvenuti decisamente meglio. Benvenuti in copilot. Ecco, tra Anna e Maria già... Benvenuti in copilot. C'è una bella differenza. Beh, ad esempio, Anna non mi fa impazzire. Benvenuti in copilot. Come voce, Maria, secondo me, è molto più chiara. Anche se generalmente... Benvenuti in copilot. Uso questa. Poi... abbiamo la possibilità di avere la voce di aiuto attivata o disattivata. Chiedo scusa. Dunque, aspettate solo un attimo. Benissimo, ho fatto un casino come al solito. Copilot live. Allora, dicevamo, abbiamo la possibilità poi di scegliere alcuni temi che sono ovviamente a pagamento, quindi acquistabili successivamente. Ad esempio, se ne volessimo provare uno, che ne so, Cherry Pop, lo si va a vedere. In questo caso qua, io ce l'ho, alcuni ce ne sono gratis, si può andare a vedere, vedete qua su, dice gratuito, guidare con prudenza, questa qua è il tema e tutta l'applicazione cambia i colori. Aspettate che magari lo giro, si vede meglio forse. Ok, vedete, questa qua è l'anteprima del tema, quindi tutta l'applicazione cambia in base al tema scelto. Devo dire, molto carino anche questo. Andiamo molto velocemente avanti, siamo ormai alla fine, so che sono stato un po' lungo, ma questo navigatore ha talmente tante funzioni, è talmente interessante che mi dispiaceva lasciare qualcosa indietro. Dunque, dicevamo temi, impostazioni di condivisione, perché si può collegare con Facebook e Twitter per gestire le nostre posizioni, condividere la nostra posizione con i nostri amici. Abbiamo la possibilità, come abbiamo visto prima, di valutare la nostra posizione tramite i punti GPS. Le impostazioni audio, disattiva tutti i suoni, attiva audio dei tasti, risparmio energetico, non usare modalità risparmio energetico, oppure scegliere come gestire la modalità. Orientamento dello schermo, automatico, ritratto, portrait, landscape, unità di misura, metrico inglese, personalizzazione, mostra schermata di avvio, introdurre il nome per la personalizzazione, se noi mettiamo il nostro nome all'avvio ci viene annunciato, ripristino, impostazioni iniziali, informazioni su Copilot. Se andiamo qua a cliccare, passiamo a un menu successivo che ci consente di arrivare al meteo. Ok,
ci permette di vedere il meteo nella destinazione che abbiamo prescelto e ci permette di vedere il meteo in un'altra città a nostra scelta. Questo veramente è fantastico, perché almeno sappiamo, si può valutare qual è il tempo all'arrivo e nel tragitto. Se cerchiamo un parcheggio, basta, o abbiamo un parcheggio preferito, basta memorizzarlo qua e lo possiamo utilizzare ogni volta che veniamo. Qua abbiamo le impostazioni del check-in di Facebook. Adesso vabbè, l'ho cliccato ma non volevo. I luoghi vicini segnalati su Wikipedia, o comodissimo l'assistenza stradale. Abbiamo un problema, qua ci vengono riportate il nostro indirizzo più vicino, i punti di latitudine e longitudine, non si fa altro che fare chiama e abbiamo la possibilità di telefonare e dare esattamente la nostra posizione per essere soccorsi. Questa è la versione notturna della mappa che sto utilizzando io. Vedete, sempre molto molto chiara, estremamente chiara, e direi che tutto quello che c'era da dire l'ho detto. So che sono stato un po' lungo, però mi ripeto, come navigatore secondo me è completissimo. Io vorrei aggiungere una cosa che ho già parzialmente detto prima, riguardo le voci. Secondo me è una caratteristica molto importante, perché io lo collego all'auricolare Bluetooth dell'interfono, quindi all'interfono del casco che ho quando vado in moto. Appena avanti, girare a destra, quindi girare a destra. E le indicazioni sono talmente chiare che non ho nessun tipo di problema a seguire l'itinerario soltanto con l'audio, quindi devo dire che il lavoro svolto è assolutamente eccezionale. Io mi capita spesso di tenerlo in tasca e navigare soltanto con le indicazioni, non ho avuto veramente nessun problema, è veramente fantastico. Mi sento di consigliarlo, ripeto, l'applicazione la trovate sul Play Store, provarla, non vi costa nulla, secondo me ne rimarrete sicuramente soddisfatti. Per il momento vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima video recensione, spero nei prossimi giorni di riuscire logisticamente riuscendo a organizzarmi logisticamente, a fare una video recensione on the road, quindi in macchina, facendovi vedere come funziona esattamente durante il viaggio. Per il momento, cari amici di androidblog.it, è tutto, ciao dal vostro Alessandro.